Clamoroso quello che sta succedendo. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Location molto diversa dal solito, che vedrete molto spesso in questo mesetto. Mamma mia, ragazzi, cosa è successo ieri sera? Mi scuso, adesso torniamo attivi per la mia inattività. Ho fatto molti pochissimi video e punto a essere più attivo possibile adesso. Ragazzi, è uscita l'indiscrezione di Bale e Icardi insieme al Monza. Premettiamo, Icardi ci credo abbastanza. Di Dybala, come cazzo faccio a crederci? Scusatemi, ma perché Dybala non dovrebbe andare alla Roma, che quantomeno fa l'Europa, e dovrebbe andare al Monza? Perisso? Può essere, per carità, ma la vedo difficile. Mentre invece Icardi, intanto qua sta passando un aereo, un aeroplano, qualcosa, per forse per gli incendi. Mentre invece Icardi è molto più realistico, solo che lui è un po' lo stesso discorso di Dybala, perché dovrebbe andare in una squadra neopromossa che non fa manco l'Europa? Solo che, ragazzi, mi viene da dire anche una cosa. Ah, intanto iscrivetevi al mio canale, terzo tempo, al mio quinto canale, che poi è il terzo, il secondo, secondo canale riguardante l'NBA e il basket. Parleremo di tante trade e poi questa free agency, è il momento più caldo della stagione. Ma comunque, perché anche Icardi dovrebbe passare a fare la Champions League, a fare il niente in una squadra non promossa? Icardi però è già più fattibile, perché non penso che abbia tutte queste offerte. Cioè, l'unica offerta che mi viene in mente, ma che non è neanche un'offerta, ma una mia ipotesi, secondo me l'Atletico lo cercherà. Non so perché, stile Morata, ma Icardi, quando ha lasciato l'Inter, si è assolutamente perso, e quello è un dato di fatto. Però, ragazzi, sarebbe impossibile. Il bello è che, cioè, Berlusca prima aveva il Milan e non l'Inter. Farebbe un torto anche Icardi alla sua vecchia proprietà, i Moratti, perché sappiamo, c'è, cioè, ovviamente una rivalità sportiva tra Moratti e Berlusconi, giustamente. Farebbe un torto, ma è impossibile per quanto riguarda che vada al Monza il buon Dybala. Dybala è impossibile perché, ok, che ha problemi adesso con l'Inter a negoziare, però secondo me è quasi impossibile, perché avrebbe almeno l'offerta della Roma, ce l'ha, ne sono certo che la Roma gli abbia formulato un'offerta. C'è anche il Milan, magari c'è anche la Juve per fargli fare subito il suo ritorno a parametro zero. Sarebbe clamoroso, però sarebbe anche una pagliacciata, perché lui si è pentito, ragazzi, si è pentito di aver lasciato la Juventus. E comunque, sarebbe praticamente impossibile. Io dubito che non abbia anche l'offerta tipo del Wolverhampton. Per me è quasi impossibile che non ce l'abbia. Io ve l'ho detto, ve lo vorrei vedere al Tottenham. Secondo me lui al Tottenham è perfetto. Ma proprio così, cioè, al Tottenham farebbe più che altro la seconda punta, che in questo momento ha chi è fatta da Heung-min Son. Ma Heung-min Son è più un esterno barra prima punta. E al Tottenham non so quanto giocherebbe, ma comunque sarebbe un buon rinforzo, perché ovviamente Dybala, che lo metti alla Juventus, che lo metti al Real Madrid, è sempre un grande rinforzo. In questo momento non vedo nessuno. Cioè, Dybala ha lasciato perché voleva di più, poi alle altre squadre ha chiesto di meno. Sembra veramente Zizzo Donnarumma, che ha lasciato il Milan perché non gli davano lo stipendio, e poi è andato al PSG con lo stipendio pure più basso. È un qualcosa di particolare. Mentre invece Mauro Icardi è fuori al progetto del PSG, che secondo me, io ragazzi vi mando questo, secondo me sarebbero pure disposti a fare uno scambio pazzesco tra Icardi e Ken, perché Ken in Francia ha reso molto molto bene e si potrebbero scambiare, ma anche in prestito, ragazzi, proprio scambio in prestito. Può essere, per carità, perché io non escludo più niente. Magari scambio Icardi e Paredes per Rabiot, perché Rabiot ha chiesto di essere ceduto, e c'è anche il PSG su Rabiot, il ritorno. Rabiot per Paredes e Icardi per UEA. Per UEA! What? Per Ken? E io non lo vedo così impossibile. Poi la pista PSG-Juve non è che abbia mai avuto, chissà, cioè, non ha mai avuto problemi tra di loro. Qualche trattativa c'è stata, adesso non me ne ricordo, ma qualche trattativa c'è stata sicuramente. Quindi io non la vedo così impossibile.
Certo, poi. Però vogliamo dire questo del Monza, perché Icardi al Monza secondo me può essere anche mezzo vero. Però la vedo difficile, perché il Monza adesso non è il momento di spendere. Cioè, secondo me il Monza sta sbagliando. Forse Berlusconi vuole arrivare subito in Europa League, in Champions League. Però, perché lo capisco, cioè, Berlusconi ragazzi ha 86 anni, rischia di morire da un giorno all'altro. E quindi vuole arrivare subito, però senza capire che se non costruisci, non vai passo per passo e purtroppo non riesci. Cioè, questo, ragazzi, vi può sembrare un progetto a lungo termine, ma è un progetto a breve termine, assolutamente. Poi magari verrà ereditata tipo da Pier Silvio Berlusconi, però comunque il progetto a breve medio termine, perché Berlusconi inizia ad avere già una certa età, anzi ce l'ha già una certa età, 86 anni mi sembra, e quindi è un progetto a medio termine, solo che mettendo tutta questa carne al fuoco rischi secondo me che poi alla fine la carne al fuoco si brucia e non dico che rischi di retrocedere, cioè perché puoi retrocedere. Poi retrocedere, se in questo momento l'obiettivo per quanto riguarda è la metà classifica, vedendo tutti i soldi che ha Berlusca, rischi di retrocedere perché metti talmente tanta carne al fuoco che poi ve l'ho detto, ragazzi, la brace non ce la fa più a cuocere e brucia tutto, va tutto in tilt, inizia a esonerare gli allenatori. Può essere veramente così. Infatti il Monza dovrebbe non spendere 200 milioni in un mercato e poi spenderne 10 milioni all'anno, ma spendere quest'anno 50 milioni, quest'anno ancora 50, 50, 50, così da creare una squadra super competitiva che vada gradualmente col percorso di crescita della squadra. Assolutamente così, ragazzi, perché adesso stanno praticamente buttando fuori tutti, adesso stanno comprando Cragna in porta, hanno comprato Carboni, stanno provando a comprare tantissima roba, però se compri tutto questo e non vai gradualmente, rischi di esplodere. Perché metti che fai un acquisto per ruolo, ecco, Cragno in porta fatto, magari un altro difensore oltre a Carboni, e poi magari prendi il centrocampista, e magari prendi tipo un panchinaro da Roma di Avara, e poi magari ti prendi la punta che può essere, chi può essere la punta, Ciccio Caputo, cioè. Così andresti passo passo, che poi faccio un in bocca al lupo alla maturità di Ciccio Caputo, che alla veneranda età di 35 anni fa la maturità. Meglio tardi che mai, così almeno può vantarsi di essersi diplomato. Ma comunque, questa ragazzi era la mia analisi su Dybala e Icardi al Monza, la vedo impossibile. Qualora riuscisse a fare almeno Icardi sarebbe già un colpo pazzesco, vediamo, è impossibile, però mai dire mai nel calcio. Io ragazzi, come sempre, vi saluto e ci becchiamo prossimamente, con prossimi video e prossimi giorni.